appuntamento con le interviste di Newsic. Oggi andiamo in Sicilia e andiamo a incontrare Deborah Jurato. Ciao Deborah. Ciao, ciao a tutti. Una bellissima luce, sei al sole, sei in Sicilia, sei nella tua terra. Sì. Stai vivendo lì le vacanze, quindi. Beh sì, sono venuta giù in Sicilia il 18 giugno. Dopo questo periodo un po' assurdo che continuiamo a vivere in realtà, però diciamo che 4 mesi chiusi proprio dentro casa, poi a un certo punto arrivi e dici: senti, sai che c'è, io me ne scendo in Sicilia e mi godo un po' di mare, un po' di sole, un po' di famiglia. Hai fatto benissimo. Sono qua, sì. Dì però, ma cosa vuoi? Dimmi, cosa vuoi? Tuo nuovo singolo, cosa vuoi? Raccontami un po'. Dai, allora, ma cosa vuoi? Così come Supereroi, che in realtà Supereroi è stata un'introduzione a questo nuovo inizio percorso cantautorale, nasce in un periodo particolare, durante proprio il lockdown. All'inizio di questo lockdown non è che avessi molta voglia di fare, vagavo per casa tra divano, cucina, serie su Netflix. Poi dopo in realtà ho cercato proprio di prendere il lato positivo di questo periodo ed è lì che ho avuto anche modo di focalizzarmi su questo progetto e ho iniziato a scrivere le mie canzoni. E da lì nasce Supereroi e Ma cosa vuoi? Ma cosa vuoi in realtà in sé per sé come singolo parla del conflitto tra uomo e donna, un vero e proprio tira e molla, no? In cui anche chi ascolta può rispecchiarsi. Mi piace pensare che nonostante i conflitti quotidiani, quando si è davanti a un vero sentimento, poi tutto si risolve. A volte dico che magari per perdersi bisogna perdersi per poi ritrovarsi. Assolutamente. Il nuovo brano ha anche un videoclip spettacolare, proprio bello, girato a Comiso, dove c'è questo drone che ti fa innamorare della città. Cioè, la scelta di Comiso, perché comunque la conosci, c'è la tua città. Sì, assolutamente. Comiso, ho passato un po' di anni della mia vita a Comiso. Il videoclip è stato girato interamente a Comiso con la regia di Andrea Occhipinti e grazie ad un drone. Io sono sempre stata attratta da questo piccolo aggeggino che vola così in alto, che riesce a riprendere delle cose che noi ovviamente non riusciamo a vedere. Sappiamo quanto sia bella una città, però non riusciamo a vedere i dettagli. E questo piccolo drone riesce a farlo e quindi ero molto curiosa e mi piaceva proprio l'idea di girare il video interamente ed esclusivamente col drone. Ascolta, tu sei ripresa all'interno di questa location, che cos'è? Una scuola? Sì, è una scuola, è una badia ed è una scuola media. Sì, credo media, non vorrei sbagliarmi. E praticamente anche lì in realtà è stato molto bello perché aveva questo tetto proprio classico e un campetto di calcio infatti, all'interno. Di quelli proprio vecchi, mattonati. Quindi era molto affascinante tutto il contesto. E ne sono molto orgogliosa anche di aver girato lì. Sì, è molto molto bella. Poi ho visto che su Instagram invece hai fatto, c'è una stories con una versione più acustica al mare, sempre c'è un qualcosa di più. Sì, Instagram, sì. IGTV ho fatto. Sì, in realtà la cosa ovviamente anche bella della Sicilia e di casa mia che sto vivendo in questo momento è il mare e il tramonto che mozza fiato. E quel giorno lì in realtà avevo una gran voglia di cantare perché anche se comunque sì è vero sono qua a casa, sono con la famiglia, sono con gli amici, però ho un po' quella malinconia, no? di non poter suonare, di non poter abbracciare quelle persone che poi
mi sostengono, che, oppure puramente quelle persone che vengono a vedersi, a passare una serata in un concerto. Quindi quella cosa lì mi manca molto e sono un po' malinconica. E avevo così tanta voglia di cantare che ho detto, ma perché no non fare un qualcosa di intimo? E il posto più bello che c'era era il tramonto, sugli scogli al tramonto. Bene, Deborah, ascoltami, due singoli che segnano un po' una tua ripresa nella produzione musicale. E ci dobbiamo aspettare per i prossimi mesi anche un progetto più articolato? Stai lavorando a qualcosa che potrebbe essere un album, un EP, o magari stai pensando già a degli altri singoli? Dove vuoi un po' andare? Cioè... Beh sì, sicuramente sto lavorando molto su me stessa. Mi è servito parecchio questo periodo e cercavo sempre di seguire quello che erano le mie emozioni quando scrivevo. Non esiste un momento vero e proprio in cui decido di scrivere, è frutto di un insieme di emozioni dato poi da periodi della mia vita. Quindi proprio il raccontare qualcosa di me. In questo ultimo progetto sto cercando di mettere a nudo me stessa, raccontando anche con semplicità quella che sono, il mio essere, fatto ovviamente sia da momenti di riflessione che da momenti di spensieratezza. E questo vorrei che arrivasse al pubblico poi nella maniera più spontanea. Ovviamente sto lavorando molto, chissà, non svelo molto, però potrebbe esserci qualcosa. Ti devo venire a trovare in Sicilia per carpirti. Assolutamente sì. Davanti a un cannolo, che io sono un cultore dei cannoli siciliani, però vabbè. Sì, è vero. Ascolta, Deborah, dietro di me, come vedi, ho la mia discografia, tanti dischi che rappresentano un po' gusti completamente diversi, cioè c'è un po' di tutto. Tu cosa ascolti? Cosa ascolti in questo momento e quali sono un po' i tuoi miti, le tue fonti di ispirazione? Sì, io ascolto molta musica, vario i generi. Ci sono alcuni momenti che, vabbè, da piccola i miei miti, ovviamente una è la Whitney Houston, proprio, ho tutta la sua discografia, ma in realtà ho ascoltato tanta musica e continuo a farlo. Mi piace ascoltare anche musica proprio di anni che non mi appartengono, tipo gli ABBA, tipo gli AC/DC, vario completamente il genere, in base anche a come, esatto, in base anche a come mi sento in quel momento. E mi piace tantissimo la Pausini, ma sono cresciuta un po' con le sue canzoni. E devo dirti che dei giovani di adesso io sono super super innamorata di Fasma, che mi piace parecchio. E poi c'è stato un pezzo durante il lockdown che credo l'abbia sentito circa 150.000 volte, era proprio a ruota, ed è Contamine di Banks. Non so se tu conosci, ma è stato presente la colonna sonora del mio lockdown. Ha contaminato. Mi piaceva molto. Esatto. Ti ha contaminato. Questo brano però non pensavo, cioè vabbè, d'estate uno stanno uscendo un po' tutti questi beat reggaeton, questo latin. Fortunatamente non ti sei lasciata prendere da questa, no. Cioè io ascoltandoli continuo a dire no, un altro reggaeton, anche perché, cioè, boh, non lo so, la mia idea del tormentone è un po', cioè non bisogna per forza fare il tormentone in estate, anche no, cioè se io voglio ascoltare una cosa diversa, perché devo starmi a ascoltare il reggaeton che per forza deve essere allegro? Beh sì, anche questo progetto non è
è una cosa proprio anche intima questo progetto. Sì, sì, infatti. Cioè, è un qualcosa che si completa man mano, senza seguire le mode. È proprio quello che... se a me piace una cosa, io la voglio fare. E quindi in questo caso anche questi due brani che sono usciti e tutto il progetto in cui sto lavorando segue me stessa e la voglia comunque di cantare e di fare musica. Ok, va bene Deborah, io ti ringrazio della chiacchierata. Non vedo l'ora di venirti a trovare per sentire, per mangiare cannoli e poi vabbè quando scopri cosa vuoi dimmelo che te lo dico, ok, di come fare a risolvere questa cosa. Va bene, va bene. Buone giornate, grazie mille, alla prossima, grazie mille, ciao.